Benvenuti al corso di Canva per docenti e formatori. Introduzione al corso Canva per docenti e formatori. Benvenuti al nostro corso finalizzato a fornire a docenti e formatori i fondamenti per un utilizzo creativo ed efficace di Canva, per i vostri oggetti didattici e le vostre presentazioni. Sono Carlo Montanari, direttore creativo di Abacus Web e progettista e-learning per Pigreco e Modulo SRL. Sarò il vostro docente per questo corso. Cos'è Canva? Canva è una piattaforma di progettazione grafica online, utile per creare con facilità materiali formativi coinvolgenti e visivamente accattivanti. Esploreremo insieme idee creative per utilizzare Canva in diverse situazioni e diversi contesti formativi, consentendovi di personalizzare e adattare i contenuti tenendo conto delle esigenze dei vostri corsisti. Il nostro corso è progettato per essere accessibile a tutti, dai principianti agli utenti più esperti, e offre un supporto a chiunque sia interessato non solo a migliorare le proprie presentazioni didattiche e creare materiali coinvolgenti, ma anche a promuovere il proprio lavoro sui social media e tanto altro ancora. Un percorso di apprendimento stimolante e gratificante da intraprendere insieme, scoprendo sì tutti i segreti di Canva, ma anche spaziando sui principi basilari e universalmente validi che regolano il processo creativo. Andremo quindi a vedere concretamente come si applicano nella pratica tali principi generali, entrando nello specifico e utilizzando il programma oggetto del corso, ricordando che spesso quanto vale per Canva è applicabile ad altri programmi simili. L'obiettivo del nostro corso è, in sintesi, trasmettervi le competenze necessarie per creare contenuti di qualità, risparmiando tempo e risorse, aggiungendo un tocco creativo ai vostri materiali didattico-formativi. Ogni lezione sarà arricchita di conseguenza con esempi concreti, laboratori e tutorial, i nostri laborial, che vi guideranno passo passo e vi permetteranno di acquisire familiarità con la piattaforma fin dalle prime fasi. Ma andiamo a vedere come è strutturato il corso. Il corso è suddiviso in due macro aree, gli LO, oggetti didattici o lezioni vere e proprie, e i laborial. Cosa sono i laborial? Ci siamo divertiti a coniare questo neologismo, che vuole indicare scherzosamente una sintesi tra tutorial e laboratori virtuali, operativi e pratici, che andranno ad approfondire e mostrare nella pratica quanto illustrato negli LO. Vediamo allora quali sono gli LO, Learning Objects, che compongono il nostro corso. 1. Principi basilari della comunicazione visiva. 2. Introduzione a Canva. 3. L'interfaccia di Canva. 4. La presentazione. 5. La videopresentazione in Canva. 6. La realizzazione di video, nozioni generali. 7. Altre funzionalità di Canva. 8. Canva per la scuola. Quali temi invece affronteremo nei laborial? Vediamoli insieme. Le basi per creare un progetto, come si importa un documento, come creare titoli ed effetti di testo, trattamento delle immagini e livelli, i primi passi per creare animazioni, creazioni di tabelle, creare uno sfondo per video lezione, come si esporta un progetto, introduzione all'uso delle lavagne online, trick di Canva e strumenti magici, creare un mood board con la lavagna online. Ma non finisce qui. Saranno inclusi come bonus due laborial del corso di intelligenza artificiale. IA e Canva, la traduzione, IA e Canva, le immagini. Inoltre non vi è interdipendenza tra LO e laborial, quindi potrete esplorare il corso a vostro piacimento, scoprendo quello che più vi interessa e seguendo l'ordine che preferite, benché naturalmente sarà proposto un ordine consigliato. Infine, il corso prevede un test finale per verificare quanto acquisito e compreso. Siamo entusiasti di accompagnarvi in questo viaggio appassionante, quindi senza ulteriori indugi diamo inizio a questa esperienza formativa. Buon apprendimento!